Quante volte vi è capitato di pensare che la vita è ingiusta? Alcune persone godono di infinite possibilità, mentre altre devono fare i conti con circostanze miserabili. E questa disparità dipende raramente dai meriti o dagli sforzi di entrambe le parti. Quando un bambino è stato filmato in un negozio di Recife, in Brasile, il mondo si è ritrovato faccia a faccia con uno dei peggiori esempi di disuguaglianza di sempre. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire la sua storia. Prema Jayakumar. Prima di passare al nostro protagonista principale, vi raccontiamo la storia di Prema Jayakumar. Diverse troupe di cameraman e giornalisti si sono piazzati davanti alla porta di casa sua per fotografarla o intervistarla. Perché da un giorno all'altro, questa coraggiosa 24enne è diventata un esempio di resilienza e perseveranza in India come nel resto del mondo. Ma che cosa avrà mai fatto per meritarsi tutta questa attenzione? Ha preso un voto alto in un esame. Prema è nata in una famiglia indiana di ceto medio, composta da madre, padre e fratello minore. Suo padre, Perumal, proviene dallo stato del Tamil Nadu e per 20 anni ha lavorato come autista. Sua madre era impiegata in un'azienda privata, ma alla nascita dei suoi figli è diventata una mamma a tempo pieno. La famiglia di Prema è piccola, ma piena di amore, e abita in un appartamentino di Mumbai troppo stretto per tutti e quattro. Prema ha trascorso diversi anni su un letto lungo solo 1,5 metri, o addirittura sul pavimento spoglio, studiando dalle 10 alle 12 ore al giorno col fratello 22enne Dan Raj. I due si sono preparati insieme per gli esami di CA, una sigla che sta per Chartered Accountancy, e significa contabilità accreditata. Il test finale è molto complicato e la maggior parte degli studenti lo ripete più volte prima di riuscire a raggiungere la sufficienza. Ora capite perché Prema e suo fratello studiavano così tanto? Per fortuna i loro sforzi sono stati ricompensati. Entrambi infatti hanno superato l'esame finale al primo tentativo e Prema si è classificata addirittura prima in tutta la nazione per punteggio ottenuto, 607 su 800. Sebbene possa sembrare un risultato non particolarmente brillante, bisogna tenere in considerazione il fatto che moltissimi studenti non hanno neanche superato l'esame. Da un giorno all'altro, tutte le televisioni e le radio locali hanno cercato di intervistarla. Per tante persone, Prema è l'esempio vivente che la forza di volontà permette di ottenere tutto ciò che si vuole, a prescindere dalla classe sociale a cui si appartiene. Prema ha ricevuto centinaia di messaggi di congratulazioni e un flusso costante di visitatori, parenti stretti, familiari distanti, ma anche politici locali interessati a conoscere il nuovo prodigio della contabilità accreditata. Prema non aveva mai attirato tanta attenzione in vita sua, ma ha apprezzato molto i complimenti di estranei e conoscenti. Anche il suo fratellino è orgoglioso di lei e ha elogiato a lungo la sua determinazione. «Diventare contabile è sempre stato il mio sogno», ha dichiarato Prema raggiante, «ma superare l'esame con un punteggio così alto è stata una vera sorpresa. Quando uno dei miei vecchi professori mi ha chiamato a casa per sapere se avessi visto i risultati, ho iniziato a tremare di angoscia. Ho temuto il peggio, ma poi mi ha detto che ero arrivata prima in tutto il paese. Il professore mi ha chiesto di passargli mio padre perché voleva essere lui stesso a comunicargli il risultato». Perumal era ovviamente molto orgoglioso di entrambi i suoi figli. Per tutta la sua vita aveva lavorato dalle 8 del mattino alle 8 di sera, trasportando i suoi concittadini per le strade della città con il suo rickshaw, una specie di carretto su due ruote trainato in genere da un autista in bicicletta. Con questo lavoro usurante guadagnava circa 15.000 rupie al mese, che convertite in euro ammontano a circa 172. Un salario misero, che però gli ha consentito di sfamare la sua famiglia per anni. Nell'intervista Perumal risponde a tutte le domande dei giornalisti senza mostrare alcuna traccia di disagio e non nega che le sue finanze siano diminuite notevolmente da quando i figli hanno iniziato gli studi. «Sono cresciuto in un villaggio sperduto e non ho mai avuto la possibilità di studiare», ha commentato. All'inizio non capivo a cosa ambissero Prema e Dan Raj quando dicevano di voler diventare contabili, ma io e mia moglie li abbiamo sempre sostenuti e non abbiamo mai messo in discussione le loro scelte sul futuro. Li abbiamo incoraggiati a studiare quello che volevano e abbiamo fatto il possibile per aiutarli a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Adesso per lui è giunto il momento di riposarsi e godersi i piaceri della vita. «Nei prossimi mesi io e mio fratello troveremo sicuramente un buon lavoro», ha aggiunto Prema. «Diremo a papà di andare in pensione, così potrà finalmente dedicarsi alle passioni che ha dovuto mettere da parte per via del suo lavoro».
Quando eravamo piccoli, io e Dan Raj vedevamo mamma e papà fare dei sacrifici incredibili per sbarcare il lunario e non vedevamo l'ora di crescere per poterli aiutare. La vita da studenti non è stata facile. Non abbiamo mai avuto i mezzi adeguati, ma abbiamo compensato con tanta determinazione. Di fronte al nostro sogno, gli ostacoli sono diventati minuscoli. Prema non si era mai considerato un modello da seguire, ma in realtà lo è sempre stata. È la fede a far avverare i desideri, ha dichiarato. È un potere che sgorga da un cuore impavido e realizza tutti i suoi sogni, come un miracolo. A prescindere dalla sua religione, la sua storia è senza dubbio molto motivante. E voi avete dei grandi obiettivi oppure dei progetti su cui volete concentrarvi nei prossimi mesi o anni? Elencateceli nei commenti. Guilherme Enrique Santiago. Passiamo adesso alla storia che vi abbiamo accennato all'inizio del video. Gli studenti di oggi sono abituati a usare il computer e diversi dispositivi elettronici durante le lezioni, a differenza delle generazioni precedenti che potevano contare solo su carta e penna. Quanti di voi sono abituati a studiare o lavorare con una pagina di internet sempre aperta per qualsiasi necessità? I nostri genitori e soprattutto i nostri nonni non avevano quel tipo di risorse su cui fare affidamento. Ma come loro, tanti altri giovani studenti che ancora oggi faticano per trovare le informazioni che cercano per svolgere i compiti. In molti paesi in via di sviluppo, infatti, l'utilizzo della tecnologia non è al passo con i tempi, specialmente perché computer, tablet e lavagne interattive sono molto costose. Guilherme Enrique Santiago ha 10 anni e conosce bene la situazione della sua scuola a Recife, in Brasile. I 278 iscritti hanno infatti a disposizione soltanto 12 tablet che possono essere utilizzati dagli alunni soltanto se il consiglio d'istituto concede un'autorizzazione speciale. Guilherme è il più giovane di 4 fratelli ed è iscritto a una delle scuole pubbliche della sua città. Il suo istituto, come d'altronde casa sua, non dispone di connessione internet e per questo Guilherme ha deciso di provare un assaggio di tecnologia in un negozio del suo quartiere. Il ragazzo è entrato nel negozio e ha subito puntato un tablet esposto sugli scaffali. Ha iniziato a pigiare sullo schermo con le dita con aria assorta, come se si stesse concentrando per superare un livello difficile di qualche gioco interattivo. Un dipendente del negozio si è avvicinato a Guilherme per controllare cosa stesse facendo, ma pochi secondi prima che potesse riprenderlo, ha notato con estremo stupore che il ragazzino non stava giocando. Guilherme aveva una penna in mano e un taccuino sulle ginocchia e alternava lo sguardo tra lo schermo e la pagina che stava compilando. Quando il dipendente gli ha chiesto cosa stesse facendo, il ragazzo ha risposto che aveva bisogno di una mano coi compiti di geografia, ma che a casa non aveva mezzi per cercare le risposte. L'impiegato è rimasto senza parole e ha deciso di filmare Guilherme e condividere il video sul suo account Twitter. In poco tempo le immagini sono diventate virali e hanno ottenuto più di 6 milioni di visualizzazioni. Gli utenti del sito hanno commentato il filmato esprimendo gratitudine nei confronti del dipendente, che gli aveva lasciato usare il tablet e la connessione internet del negozio, mentre altri lamentavano la mancanza di mezzi adeguati per l'istruzione degli strati più poveri della popolazione. La famiglia di Guilherme non sapeva che il ragazzo avesse fatto ricorso a un tablet in vendita per svolgere i compiti e si è imbattuta soltanto per caso nel video che lo ritraeva intento a studiare nel negozio. «Ama studiare», ha commentato sua sorella con orgoglio, «ed è un bambino molto indipendente». Dopo aver fatto il giro del mondo con quel filmato virale, Guilherme è apparso in televisione e il colosso tecnologico Samsung gli ha regalato 2 tablet per aiutarlo a proseguire negli studi. Il proprietario del negozio di elettronica, Gustavo Duque, ha confermato la sua disponibilità a sostenere Guilherme nei suoi primi passi con la tecnologia. Anche lui ritiene che la perseveranza e la curiosità del ragazzo debbano essere ricompensate e farà di tutto per aiutarlo. Siete d'accordo anche voi? Molti brasiliani hanno spiegato che internet è un servizio molto costoso nel loro paese e che le famiglie a basso reddito non possono permettersi dispositivi elettronici come tablet o computer. Hanno sottolineato inoltre che le scuole pubbliche non hanno i mezzi per sostenere gli studenti e che molti ragazzi, come Guilherme, sebbene volenterosi, devono rinunciare ai compiti a casa per mancanza di materiale adeguato. Nessun bambino dovrebbe mai privarsi del diritto allo studio per cause esterne. Per fortuna, il personale del negozio di elettronica in cui si è rifugiato Guilherme ha dimostrato che la generosità esiste ancora e che qualcuno al mondo si preoccupa ancora per il futuro delle nuove generazioni. Guilherme ha preso un bel 10 in geografia il giorno dopo e il mondo intero ha avuto una buona occasione per riconsiderare le sue priorità. Voi come facevate i compiti quando andavate a scuola?
Appartenete alla generazione di Wikipedia, delle enciclopedie o quella delle biblioteche pubbliche? Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.